io mi chiamo Volpi Stefano, sono un ex dipendente dell'ingegner Bizzarrini. Vengo da lontano perché ho iniziato, non avevo ancora la patente, quindi avevo 17 anni. Mi piaceva il mondo delle auto da corsa. E nella mia zona l'unica possibilità di poter era a Livorno dall'ingegnere. Ho fatto il suo portaborse per un periodo perché ero il ragazzo che ancora non avevo 18 anni, non avevo la patente. E quindi spesso venivamo a Modena e sono stato, diciamo, per un periodo vicino a lui, anche poi lavorando naturalmente. Poi c'è stato la 24 di Le Mans, c'è stato le 2 anni ho fatto come meccanico, poi 1000 chilometri di Monza, Targa Florio e via discorrendo. Quindi ero nel mio mondo come appassionato, come quello che avrei sognato da bambino, da ragazzo. Ecco. Andavo dall'edicola cedendo all'edicolante nel mio paese, un piccolo paese, quindi arrivava 3 copie di auto italiana. E chi comprava auto italiana era appassionato, quindi a chiedere chi era, che comprava, per poi dopo poter attaccare, parlarne insieme. Ecco. Oggi c'è altre forme, c'è internet, c'è tutto un mondo, capito? E da lì poi le corse, insomma, fino a che c'è stato le corse sono stato con l'ingegnere, poi loro, nel 67 loro hanno smesso, l'ingegnere tirava più alla produzione, quindi poi ecco, il rapporto è durato fino a 4 anni, non di più, ecco. Lavoravi sempre, sabato, domenica, quindi, però la passione ti permetteva di non sentire la stanchezza, continuavi, niente. C'era il mio, diciamo, è stato Mauro Prampolini, come era il primo dipendente di Bizzarrini, che lui lavorava in Ferrari, quando Bizzarrini venne a Livorno se lo portò dietro. E quindi era, diciamo, il fratello maggiore, diciamo, che tuttora lo è ancora. E mi ha insegnato lui come da ragazzo, insomma, tante cose, poi l'esperienza te la fai lavorando con gli anni. E Mauro Prampolini è stato per me una colonna, come l'ingegnere del resto. E quando andavo in giro, anche poi nella vita, nel corso degli anni, dicendo la tua professione, attività, quando dicevo sono stato con l'ingegner Bizzarrini, mi ha facilitato in molte cose, perché insomma il personaggio non era di meno, e quindi è stata una porta aperta per tanti motivi, nel mondo degli appassionati, di gente che scriveva, che vuol sapere, e questo è stato importante. Dovrei dire che fa parte un po' del mio DNA questa storia delle Bizzarrini, ecco. Questo veicolo è uno dei primi esemplari costruiti, quindi sono iniziati, diciamo, io l'ho visto in officina, non in costruzione, mentre i servizi che venivano a volte per la manutenzione ordinaria te li rimandavano perché avevano dei problemi, e quindi l'ho toccata. Questa qui, quando è stata costruita questa, ancora non ero, io sono entrato nel 65 di colore, però le macchine capitavano in officina, e quindi per motivi ho delle revisioni da fare. E quello che c'era, macchine che poi avevano tanti problemi, anche se erano come tutte le macchine importanti, non è che se erano perfette, belle come linea, però poi avevano sempre inconvenienti di tutti i generi. Questo era, c'era caldo dentro, erano rumorose, problemi, quella infiltrava acqua dalle portiere, cioè tutto quello che succede anche sulle macchine più tipo Ferrari, insomma era la stessa cosa, ecco, non è che queste erano eterne, oggi sono state rivalutate, e quindi non si pensava mai che dopo tutti questi anni fossero ancora, dopo 60 anni, non è che mi sono divulgato sulle macchine moderne, sono un po' stato, l'orologio mi si è fermato in quegli anni lì, e quindi ho sempre lavorato, tuttora l'esercito sempre in questo, nelle auto storiche, e per questo chiaramente mi sento in grado di dover di tanto, ecco, perché avendola vissuta, toccata, e tutti i particolari, i dettagli, ho conservato materiale, documentazione fotografica, che è importante anche oggi avere questo in mano, ecco, a disposizione sempre per quando si fa questo tipo di lavorazione. Si conosce un po' tutti i segreti, i numeri, i telai, la dicitura di come
diciamo, il numero in sé per sé, la distanza, la dimensione, i caratteri, la forma, ecco, questo è importante. Qualcuno rinumera, poi ma, insomma, lo vedi anche da piccole cose quando le macchine sono autentiche, che c'è la mano dell'artigiano di quegli anni, che non è, chiaramente oggi c'è, le macchine vengono fatte molto migliori, si riesce a farle con delle attrezzature che prima non c'erano, capito? Era unica nel suo genere come disposizione, come architettura, le masse tutte verso il centro, serbatoi laterali, serbatoio tantissimo, quindi tutto concentrato nella parte centrale dell'automobile, motore tutto raggruppato per avere una distribuzione dei pesi migliori, cosa che non è l'unica macchina che ha i serbatoi laterali, un serbatoio con 120 litri di benzina all'interno. E poi niente, è un motore americano, nobile, non è un motore che costa poco, però tira fuori tanti cavalli, all'epoca insomma era sufficiente per stare a livello non ha fatto mai dei risultati, però insomma, per essere un artigiano come era l'ingegnere che è partito così, mettendo insieme un telaio preso da una ISO rivolta a una parte, perché certe parti della struttura del telaio provengono da ISO, e quindi ha fatto tutta una distribuzione, e la linea era di un disegnatore di mobili, certo Pietro Vanni. Poi Giugiaro ha perfezionato la linea, diciamo, tutta la scocca, la carrozzeria, ma il Bozzetto era uno che faceva arredamento di mobili, un amico dell'ingegnere. A Giugiaro ho fatto il manichino a lui, perché mi sedevo dentro la macchina, lui veniva a Livorno con il treno, e quindi mi sedevo all'interno di questa carrozzeria e lui con un regolo sopra la testa prendeva la dimensione, questo per la 1009, non parlo solo del 9 GT Europa, e quindi dovevi prendere tutta l'abitabilità di un veicolo anche per poi fare, cioè doveva essere anche accessibile per l'ingresso quando uno si siede, e poi dovevi modificare, infatti sulla 1009 è stato modificato le portiere proprio per l'accesso quando si entrava e che battevi la testa contro il padiglione. E tutte prove, e io facevo da manichino, e lui mi metteva seduto con un regolo sopra la testa e prendeva la dimensione, gli ingombri, tanto per dirne una, ecco. Sono tante le cose. Poi in particolar modo mi faceva le corse, quindi ai tempi delle corse stavi fuori, vivevi un mondo, vedevi personaggi che li vedevi sulle riviste, mai visto prima, ecco. C'era una soddisfazione. Un appassionato di un ragazzo che non aveva pure 20 anni, insomma, ecco, ricordi ce ne sono tantissimi, ci sono quelli buoni, quelli cattivi, in giro andando con i piloti, conoscendo, visto davvero personaggi unici, cioè non è che li vedevi sulle riviste, diversamente no, parlo di 1000 km, 24 di Le Mans, Targa Florio, c'è sempre qualcosa da raccontare, bisognerebbe fare un libro, ogni corsa c'è sempre degli aneddoti, cose. La prima volta siamo andati in Sicilia, a Targa Florio, è un mondo completamente di appassionati, laggiù ci sono tantissimi, quindi c'era tutto un mondo di appassionati, quindi lì c'è stato un incidente in prova, Dennis Jenkinson era un fotografo, un copilota di Stile e Mosse che aveva vinto una 1000 miglia. E lui faceva tutte le foto. Io la prima volta che l'ho visto lui di persona, in occasione, quando c'è stato un incidente di questa Visarini, in prova aveva urtato con una giardinetta Belvedere, e quindi durante le prove, e siamo andati sul percorso a recuperare la macchina, io e Pietro Corradini è un meccanico Ferrari, che poi è andato, era lui era di Sassuolo, è entrato in Ferrari. E siamo andati a recuperare questa macchina, è venuto Jenkinson, è arrivato con una Jaguar, lì ha cominciato a scattare delle foto che poi sono tutte immagini che si ritrovano sui libri. Per dire questa, come Le Mans con tutti i piloti, nei 1000 km di Monza, ci sono anche delle foto dove si vede, cioè ci si vede me, si vede l'ingegnere, si vede Mauro Prampolini, e questa è la cosa, diciamo, la passione. Poi ogni corsa c'era i piloti. Tutta gente, magari tanti improvvisati, all'epoca non è che c'erano dei contratti come
come oggi da favola. Il primo che era libero, disponibile, veniva e correva, aveva la licenza di conduttore e quindi erano gente, quindi non c'era contratti, c'era lo sponsor all'epoca dell'ingegnere, la BP e la Campagnola, la BP che il maestro Nello Ugolini, modenese, personaggio conosciuto, all'epoca era l'unico che era in grado di fornire i vari sponsor. Insomma, avere uno sponsor, anche se la BP ti dava la benzina, l'olio, tutte quelle cose lì, la Campagnolo gli facevi pubblicità perché usavi tutti i materiali, cerchi ruota, coppa dell'olio, tutta roba in elettro, quindi era uno sponsor anche sulla carta intestata, c'era BP e Campagnolo, ecco, come primo sponsor. E sì, ma piloti c'erano di tutti, da Sartis a Bandini, c'era tutte le figure più famose dell'epoca, poi roba straniera, Bob e Bondurant, c'era tutta la gente che correva negli sport prototipi, allora erano le corse nostre, era la categoria sport prototipi. Poi fu fatto una 538 motore posteriore, dove diciamo ho lavorato, diciamo, ho collaborato come nel montaggio, nella costruzione, progetto sempre dell'ingegnere, una col motore Lamborghini e un'altra col motore Chevrolet, capito? Sempre 8 cilindri. Questa, poi le prove varie in giro, sempre quello il circuito del Mugello, insomma tante corse meno importanti, ma insomma sempre corse. Per l'epoca era già tanto, ecco, per un costruttore piccolo come l'ingegnere. Era una soddisfazione andare in giro. Quando andavo in giro siamo arrivati alle Mali, arrivava l'ingegner Bizzarrini, aveva avuto un precedente passato in Ferrari con dei risultati positivi, quindi gli organizzatori dell'Automobile Club dell'Ovest, che quando arrivava l'ingegnere, una festa, sembrava che arrivasse Enzo Ferrari, per dire, insomma, nonostante era un costruttore basta, però famoso, questo insomma era una cosa bella per noi, anche una soddisfazione. Sulla parabolica a Monza, a 1000 km di Monza, le macchine toccavano, perché essendo un anello, e quindi toccavano sotto, perché la forza di gravità le spingevano verso, e quindi allora eravamo sempre costretti a passare del filo oltre ai supporti delle marmitte, ancora a mettere le fila, perché raschiavano e rischiavi di rovinare, di rimanere senza tubo di scarico, capito? E il cofano davanti, alcune in velocità gli si è aperto, gli è venuto fuori. Allora c'erano fatti questi ganci che sono lì, che abbiamo visto. Erano dei ganci di sicurezza proprio perché stabilizzavano, perché in velocità la pressione che si creava all'interno del vano motore facevano aprire il cofano. Poi le varie cose, le Dunlop, le Racing, le CR48 come tipo di gomma, poi la CR65, c'è stata un'evoluzione, i cerchi da 7, poi da 9, insomma, anche questo è tutto un andare avanti nel periodo che ha vissuto lui. Ha fatto, lì c'era un cliente americano, Michael Gamino, che lui aveva, si era fatto costruire una macchina, una 538, per le gare con motore Lamborghini. È stato il meccanico suo, era un italiano che di Frosinone, della Sciocciaria, una figura, Libero Gerardi, che è stato lì 3 mesi con noi per controllare che si facesse tutte le cose. Poi questa macchina, una volta finita, siamo andati su un piccolo circuito vicino a Livorno, lì questa macchina è andata fuori strada, quindi ha avuto un danno piuttosto rilevante. Allora di corsa abbiamo preso tutta la meccanica e trasferita su un nuovo telaio, una nuova mandata, perché scadeva un termine di consegna, capito? Un altro francese si volle far fare costruire una formula, tipo formula, una monoposto per le gare da salita, formula internazionale. E anche lì il meccanico francese a assistere ai lavori, perché gli si finisse questa macchina, e stava lì all'Hotel Palazzo a Livorno e tutti i giorni era in officina a controllare quello che si faceva. Mi sono presentato come un semplice apprendista. Infatti dopo il secondo anno alle mamme hanno passato operaio, perché gli apprendisti non potevano mandarli all'estero, capito? E quindi insomma c'avevo addirittura una busta paga, anche perché lavoravi sempre 30 giorni al mese pieni, quindi fra
superiore a quello che era lo stipendio di un operaio di quel periodo, capito? Perché lavorando sempre, continuamente, giorni. E così, poi, ripeto, poi ho avuto un incidente, io con una Abarth 850, quando avevo l'età della patente, la mia prima macchina è stata una Abarth 850, che era un po' il sogno di tutti i ragazzi di 18 anni che allora, sempre per rimanere nell'ambiente delle corse, delle macchine sportive. Ma è tutto diverso, tutto completamente diverso. Non puoi fare un confronto. Era un altro mondo, c'erano altre strade, non c'era. Mi ricordo io che veniva dei clienti a Livorno e allora facevano Firenze-Bologna o Milano-Bologna, cioè Bologna-Firenze o Milano-Firenze. E allora si divertivano a dire il casellante quanto avevano impiegato nel tratto autostradale, perché entravano con l'orario, uscivano, c'era l'orario di quando riscuoteva. E allora qualcuno veniva con il cartellino, diceva: oh, ho messo 2 ore a fare questo tratto, capito? Noi andavamo al porto a Livorno, si prendeva i motori, arrivavano dalla General Motors degli Stati Uniti. Quindi, si apriva le casse e trovavamo bigliettini di gente italiana che erano stati trasferiti, cioè per lavoro erano andati all'estero a lavorare, e quindi emigrati, diciamo. All'interno trovavi dei bigliettini scritto: ah, io sono nomi tutta gente del sud in particolar modo, e da ultimo viva l'Italia, capito? Così. Dentro queste casse di legno, perché sapevamo che la destinazione era l'Italia, dice, probabilmente qualcuno le apre. Allora non c'era questa telecomunicazione, cioè oggi come un attimo mandi un messaggio a uno, prima sapevano che questa roba veniva in Italia, allora si metteva un biglietto: sono Antonino dalla provincia di Trapani, viva l'Italia. Ecco come buffa questa storia. Sono buono a fare l'attore, sono buono a lavorare e basta.